Carissimo amico che oggi non è potuto venire, che si dispiace tanto per non esserci, il dottor Viscovo è un funzionario della Sardegna Ferri Navigazione, e poi il signor Spano Paolo che è il direttore dell'agenzia di Olbia.
Un grazie particolare a tutti gli ufficiali, a tutti, io magari non so le qualifiche precise, comunque a tutti quelli che hanno lavorato per fare questa bellissima festa. E quindi un applauso. Fare un applauso a questa autorità. Due carissimi amici, il dottor Mulas e il dottor Frongia, che siamo contentissimi di averli qua e speriamo di poter fare con loro, diciamo, una tavola rotonda per quanto riguarda i problemi dello sport. Vediamo un po' una cosa che stiamo organizzando adesso. Gli amici del Porto Rotondo, il presidente, il mister del Tavolara, il signor Caocci, e un carissimo amico che è con lui. Voglio nominare gli assessori, innanzitutto il nostro, che era un nostro ex mister, bravissimo, Mario Chiocca, assessore ai lavori pubblici, l'assessore allo sport, il signor Langella Salvatore, e poi abbiamo l'assessore Salvatore Sanna, assessore, e in questo momento non me lo ricordo mai, forse perché non è un assessorato molto importante, non lo so. Ai servizi sociali. Grazie, signor Sindaco. Lo sponsor ufficiale della squadra di calcio del Forza Marana, che è intervenuto con il figlio e il geometro, un suo dipendente, è la Caredil, il signor Caredil. Li ringraziamo ancora una volta. Speriamo potesse essere la Sardinia Ferri lo sponsor ufficiale, visto che abbiamo i colori quasi uguali. Signor Sergio, qui tocca a lei, magari quando adesso sarà chiamato in causa. Ora voglio presentare la squadra. Ci sono dei ragazzi nuovi e dei ragazzi confermati, che abbiamo voluto confermare proprio perché lo meritavano. Comincio dal mister, siccome anche il mister è un, diciamo, è nuovo, il signor Pes Domenico, lo ringrazio per il lavoro. Di Frai Alessio, il secondo portiere. E poi, questo in maniera particolare perché anche mio compare, lo devo dire, no? Santa Angela. Antonio, che da tanti anni con noi, ci fa poi un carissimo amico, Bruno Giovanni, non sono il coraggio perché è un ragazzo. Don Gumario, il nostro ragazzo di prestito della scuola. Aitano Di Mario, lo stesso in prestito. Due ragazzi di Monti, sono da incoraggiare perché sono due bravissimi ragazzi, Scoglia Massimo e Scoglia Galino. In maniera particolare è un rientro che la verità ci fa tanto tanto piacere, la Rosa Giuseppe. Cortes Nanni, è un ragazzo nuovo che ha preso lo scatto della pescata. Franchi Francesco, è a pescare col babbo per una cosa. Di Fraia Marcello, un ragazzo di Montanzi. Basile Massimo. Bravo. Marchetta Daniele, un ragazzo di Rosario. Rossella Mario, il più piccolino. Patti Piero, un ragazzo di Rosario. Madeddu Danilo, sempre un ragazzo. Pellegrino Mauro. Tealdi Giacomo. E Feola Silverio, che ancora non è arrivato, sarà ancora a bordo sulla nave delle Ferrovie dello Stato.
amici, perché innanzitutto ringraziamo di nuovo l'ospitalità di questa nave, perché veramente ci abbiamo aspettato. Quando noi siamo entrati qui, diciamo la verità, ci brillavano gli occhi a tutti noi, perché è una cosa bellissima che non ci aspettavamo nemmeno. È stata, ci tengo a precisare che questa idea è venuta da un mio carissimo amico, nonché collaboratore e direttore sportivo, Marcello Chiocca, e devo ringraziarlo perché è un'idea brillantissima. E siamo un pugno di amici comunque, siamo tutti qua e ci fa tanto piacere. Io chiedevo solo una cosa, non voglio fare nessuna polemica, nessuna cosa, perché viene facile in questa occasione qua dire che il campo, per dire, lo vogliamo con l'erbetta o lo vogliamo così, lo vogliamo là. Noi diciamo solo all'amministrazione di darci una mano, perché anche questo penso che sia un servizio sociale che noi stiamo dando, e questo paese effettivamente merita tantissimo a livello sportivo, perché c'è dei giovani molto validi in tutti i settori, non solo nel calcio ma anche nelle altre cose, che purtroppo non possono mettersi in mostra, in luce, perché non c'è strutture sportive. E ci auguriamo solo che loro ci possano dare una mano in questo senso qua, nient'altro. Un grazie di nuovo a tutti e al pianista, un applauso che è bravissimo. Vorrei che il signor Sergio Memoli, il nostro sindaco, facesse un discorso almeno, diciamo, di augurio, perché ce l'auguriamo e ce lo meritiamo. Tra l'altro io faccio gli auguri alla squadra nostra di ben comportarsi in questo campionato. Sarà difficile, però noi cercheremo di lottare e mi raccomando, in bocca al lupo. Signor Sergio. Allora, signor Sergio.